Volevo fare la madrina di cresima. Il parroco mi ha detto no perché da 10 anni convivo col mio compagno e arrabbiata, delusa e amareggiata, Emilia Lettieri di Omignano Scalo racconta che cosa le è accaduto qualche giorno fa quando, durante una riunione tra padrini e madrine prossima a cresimare il 9 marzo dei ragazzi, si è vista chiamare da parte dal prete Don Luigi un veloce confronto, poche domande sulla sua vita sentimentale e poi il no, lei non può fare da madrina. Mi è stato detto che io, in maniera molto un po' con i toni alti, che io non potevo adempiere a questo, a cresimare, a fare la madrina, perché la Chiesa non prevede questo. Cioè, lei convive, quindi non può fare madrina ad una cresimante. Sì. Senza chiedermi nessun requisito mio personale, né aver sentito se io ho mai avuto un sacramento a livello di matrimonio e quant'altro. Io convivo da 10 anni, ho una storia, credo, come tutte le altre, e ci tengo a sottolineare che ad oggi Papa Francesco, con il Sinodo 2015, perché io mi sono ben informata prima di poter agire nel senso di andare avanti, ha sottolineato che un parroco deve essere, prima di dire un no, deve informarsi e valutare tutte le singole, i singoli casi. A me non è stato chiesto niente, a me è stato detto semplicemente un no. Io faccio questa battaglia perché? Prima di tutto non perché, non solo per il no, ma per essere stata chiusa in una stanza. Per vergognarmi di cosa? Vergognarmi che sono una convivente. E questa è una mancanza di rispetto come persona, ma soprattutto come donna. Poi dicono che noi ci allontaniamo dalla Chiesa. Ma perché Don Luigi ha detto no? Perché comunque la Chiesa non prevede, insomma, che una convivente possa cresimare, possa fare da madrina. Però lei l'ha vista più come una reazione personale nei suoi confronti? Sì. Soprattutto una reazione personale nei miei confronti. Lui ha anche detto che io ero andata già con il piede di guerra, ma non è così. Io sono andata molto calma, anche se le dico la verità, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché molti della comunità di Omignano, forse per mancanza di coraggio, si prendono i suoi bel no e vanno via. Invece io questo non lo accetto. Comunità, che cosa, come ha reagito? La comunità ha reagito in questo modo, e c'erano all'incirca 15 padrini e madrine in presenza, hanno calato tutti la testa, nessuno che ha detto questa ragazza ha ragione, cambiamo, il Papa dice che l'amore sotto ogni forma di amore è amore. In più sono stata fortunata, perché io credo al karma, e in quella circostanza c'era un prete, Don Salvatore, che io ringrazio tantissimo. Perché come essere umano e come sacerdote ce ne dovrebbero essere 1000 come lui, perché ha preso la parola quando velatamente mi era stato detto di andare via. Ha preso la parola e ha detto: signora, lei si siede e adesso parlo io, e ha invitato Don Luigi a ragionare, gli ha detto praticamente che le famiglie non sono più come una volta, che questo caso che sto portando alla luce io è un caso che in tutte le parrocchie si presenta tutti i giorni. Oltretutto a Salerno io il 30 giugno dovrò battezzare con il mio compagno una bambina, il quale prete ha detto che ha ascoltato la nostra storia e ha detto: ci sono tutti i presupposti.